Il recupero di Piazza Roma e la sua pedonalizzazione sono oggi una componente fondamentale per la valorizzazione del centro storico e del patrimonio culturale cittadino. Il progetto architettonico recupera il valore storico di questo luogo, simbolo di Modena capitale del Ducato Estense. Fin dal XIII secolo qui sorgeva il Castello Estense e dalla confluenza dei canali d'acqua della città vi nasceva il Naviglio, canale navigabile che collegava la città al fiume Po. Trasferita nel 1598 la capitale del Ducato da Ferrara a Modena, il castello si rivelò inadeguato alle esigenze della corte e Francesco I avviò la trasformazione del castello in palazzo. Palazzo Ducale divenne un capolavoro dell'architettura barocca. Simbolo del prestigio e del potere estense, l'imponente costruzione influenzò le aree vicine che dovettero adeguarsi alla nuova dimensione e funzione scenografica voluta dai duchi. Demolizioni e ricostruzioni, nel corso del tempo, portarono a isolare il palazzo, liberando lo spazio circostante e ristrutturando gli edifici tutto intorno, fino a configurarsi come un'ampia piazza incorniciata da palazzi simmetrici, della stessa altezza e dotati di portici e colonne. Frutto dell'evoluzione degli spazi, Piazza Ducale fu denominata Reale nel 1859, poi, in occasione del cinquantenario dell'Unità d'Italia, Piazza Roma. Sul lato est sorge il monumento a Ciro Menotti. Durante il periodo napoleonico, il palazzo ospitò la scuola militare d'artiglieria. Nel 1859 venne scelto come sede della scuola militare e dal 1947 è sede dell'Accademia, istituto di formazione degli ufficiali dell'esercito e dell'arma dei carabinieri. Accompagnando queste variazioni d'uso, la piazza fu adibita a nuove funzioni e accolse parate e manifestazioni pubbliche. Dal dopoguerra si è progressivamente trasformata in parcheggio, fino ad essere completamente occupata dagli stalli per la sosta. Con la riqualificazione architettonica si riportano idealmente l'aspetto e le funzioni della piazza ai significati e agli usi che le sono propri. Il ripristino della pavimentazione con ciottoli di fiume, le due liste diagonali che si aprono verso i torrioni e la pedana centrale tra Largo San Giorgio e l'ingresso dell'Accademia sottolineano la quinta scenografica della facciata seicentesca del Palazzo Ducale e ricompongono la continuità degli spazi. A rievocare la presenza dei canali, coperti all'epoca della realizzazione della piazza, oggi sono veli d'acqua e fontane a getti luminosi, realizzati in corrispondenza degli antichi percorsi. Diverse sedute in marmo, cemento e resina invitano i passanti a fermarsi per ammirare la facciata dell'Accademia. Piazza Roma è ora uno spazio pubblico restituito alla città e alla sua storia. Liberata per buona parte dalle auto, la piazza riqualificata restituisce solennità al Palazzo Ducale, è destinata a ospitare eventi e iniziative e mira a essere nuovamente uno spazio vissuto e di ritrovo per i cittadini.